L'intervista, un podcast di Giovanni Certomà. Notizie, approfondimenti, attualità. Allora, non è un caso, Nicola, che un po' guardando i video, un po' tutte le immagini che riguardano tutto ciò che è pizzeria, c'è il vostro brand dietro, sì. Divise e divise, insomma un'attività artigianale che nasce dopo una tua esperienza personale, no? Nel settore sì. Sempre commerciale. Sì, io ero un agente di commercio, sempre nello stesso settore, ho lavorato dal 99 fino al 2007 per un'azienda di cui il proprietario fortunatamente è scomparso, che è stato un po' il mio mentore, quello che un po', diciamo, mi ha insegnato un po' tutto quello che so, quello che so fare. E nel 2007 lui mi consigliò di aprire un negozio su Napoli e creare questo brand a cui abbiamo dato il nome Divise e Divise insieme a mia moglie. E quindi dal 2007 poi siamo pian piano cresciuti, abbiamo iniziato un negozietto piccolino dove c'era solo mia moglie che portava avanti l'attività come commessa e io facevo da commerciale. Poi nel tempo siamo cresciuti, siamo ingranditi, siamo allargati a mercati italiani, mercati europei. Quando, Nicola, hai capito che era arrivato il momento di specializzarsi nel settore della pizzeria in modo specifico? Diciamo, abbiamo iniziato con la ristorazione, perché comunque lavoriamo anche molto con la ristorazione, anche facciamo collaborazione anche con chef Sellati, oltre che pizzaioli, devo, diciamo, dire anche questo. Abbiamo iniziato quando c'è stato il boom, specialmente giù da noi a Napoli, del turismo. Essendoci stato il boom del turismo, hanno iniziato ad aprire tantissime attività, e poi mano a mano sono spostate un po' a lungo raggio su tutta Italia, molte aperture sono state fatte anche qui al nord, a Milano, a Roma. Poi abbiamo iniziato a lavorare anche con l'estero, con la Francia all'inizio, con la Germania, con la Spagna, e poi abbiamo iniziato a lavorare anche con l'America, andando alla fiera di Las Vegas, dove abbiamo, diciamo, aperto un po' nuovi scenari. Abbiamo iniziato a lavorare con l'America, con vari, sempre nel settore pizzeria, la maggior parte. Un abbigliamento da voi brandizzato, sto esagerando? No, perché, diciamo, in effetti molti sono brandizzati con il nostro marchio. Noi abbiamo sempre lavorato molto sul rapporto umano, perché, diciamo, noi non facciamo la semplice vendita, la lasciamo morire lì. Cerchiamo sempre di seguire il cliente, lavoriamo con un team, con dei videomaker, quindi dopo la fornitura noi comunque torniamo dal cliente, facciamo dei video insieme, delle cose un po' simpatiche. Oggi la vostra azienda quanti posti di lavoro offre? Noi abbiamo un organico fra la logistica e i punti vendita di 15 persone. Che non è poco. Il progetto è quello di crescere ancora. Adesso siamo spostati con la logistica, abbiamo preso un locale molto più grande di 300 metri quadrati dove, diciamo, riusciamo ad essere più veloci, più celeri nelle consegne, avendo più spazio. Adesso ci troviamo nel nuovo locale di Enrico Porzio. Ringrazio Enrico che ci ha dato la possibilità di effettuare questa intervista. Io sono stato al suo fianco, diciamo, dagli inizi, quando aveva soltanto i primi locali a Napoli. Però io li metto tutti quanti sullo stesso livello, perché sono tutti, diciamo, clienti, sono amici con i quali cerco sempre di instaurare Amici sicuramente vi hanno dato una grossa mano. Sì, sicuramente, mi hanno dato una mano, diciamo, nell'espansione del brand, mi hanno dato una grossa mano sicuramente. E dal punto di vista propriamente tecnico, no? dei materiali, dei vostri tessuti? Sì. Adesso stiamo cercando di puntare su tessuti tecnici, quindi tessuti che sono uno stiro principalmente, che la ristorazione è sempre molto frenetica, quindi i ragazzi spesso vivono fuori, non vivono, parlo dei camerieri come dei pizzaioli, quindi questi tessuti sono facilmente lavabili, non si stirano, subito si asciugano, quindi sono dei tessuti proprio ideati per quindi la ristorazione. Materiali super tecnici? Super, diciamo. Tecnici, sono tessuti tecnici, sì. Beh, direi che non è una cosa secondaria, cioè, aver risolto il problema della stiratura. Certo, però basta giusto un'immersione nell'acqua, un po' di detersivo e poi un paio d'ore sono asciutti. Ma sono la richiesta più strana che hai ricevuto dai tuoi amici pizzaioli nella brandizzazione di un capo?
Vabbè, ci sono state tante richieste. Qualcuno strane. Interessante, curioso, qualche aneddoto? Che mi viene al volo, sicuramente abbinamenti di colore che non ci stavano. Io alle volte cerco di lottare per fargli cambiare idea, alle volte ci riesco, alle volte no. Cioè tipo abbinamenti, che ti devo dire, con il viola, con un verde, cioè, a volte sono testardi. Sì, sono testardi, è difficile fargli cambiare idea. Io cioè, lo faccio contro i miei interessi, cioè rischio anche di perdere degli ordini, dei lavori pur di non fargli fare quello che avevano in mente, però nella maggior parte dei casi riesco a fargli capire che quell'abbinamento là non andava bene. Il vostro brand è presente anche ad eventi importanti. Oggi ti trovi a Milano perché sì. Stasera ci sarà uno di questi eventi sì. significativi nel mondo della... Sì, Best 100 Pizza Chef, che si fa questa sera, sì. Diciamo, andiamo a seguire un po' questo evento, cerchiamo di capire se ci sono i margini per iniziare una collaborazione con questo circuito. Eventi di questo genere sicuramente creano le relazioni, i contatti. Sicuramente, sicuramente. No? Noi lavoriamo tanto sulle sponsorizzazioni, sugli eventi, facciamo veramente, veramente tanto, facciamo tanti tanti eventi giù da noi a Napoli, anche abbiamo iniziato a farli anche uscire dai limiti diciamo, regionali. La vostra particolarità, credo, insomma, dando un po' un'occhiata, leggendo, tu fisicamente e i tuoi collaboratori siete quasi sempre presenti agli eventi. Sì, cerchiamo di essere... Cioè sì. la presenza fisica. Sì. Non diciamo io sono un cosiddetto frontman, alle volte è positivo, alle volte può essere un po', diciamo, troppo oppressivo, perché poi cercano sempre la mia persona per però qualsiasi cosa. Il rapporto umano che costruisce queste relazioni, sì, sicuramente, che alimenta, io credo che sia insostituibile sì, rispetto sì, a un rapporto ormai online o di videoconferenza. Sicuramente, quelle sono le cose più divertenti, per esempio alla fine di ogni evento si fa tutto il gruppo di pizzaioli, però per me sono amici, non sono pizzaioli, chef, pizzaioli, e si festeggia insieme, quindi si continua fino a notte tarda. Tu ti occupi del commerciale, però io mi occupo del commerciale dell'azienda. Tua sì. moglie cura un altro settore. Sì, vabbè, mia moglie diciamo, cura insieme alle altre commesse, cura i punti vendita, quindi il cliente che viene da noi. Quindi vi completate? Sì, 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 diciamo è lei che mi sostituisce quando io spesso sono fuori. Tu hai detto prossimi progetti di allargarvi e avete... vorremmo espandere l'esportazione negli Stati Uniti. Che al momento siete presenti? Sì, già siamo presenti, sempre diciamo il settore pizzeria, logicamente con tutti i pizzaioli, con le, cioè paesani nostri che sono emigrati negli Stati Uniti, però questo ci sta dando un trampolino di lancio poi per entrare in altre varie situazioni. Online voi avete un sito? Anche. Abbiamo anche il sito online, sì sì sì, lavoriamo sempre, prima lavoravamo molto di più perché dedicavamo più risorse là, anche perché noi siamo stati diciamo in Campania uno dei primi store online, adesso è molto molto più inflazionato, abbiamo iniziato quasi 20 anni fa, nel 2007. E stare al passo insomma con i tempi, sì. quindi anticiparli anche, sì, sì, non è facile, sicuramente sì. la frequentazione, i contatti in questo ti aiutano a fiutare il vento, certo, prima degli altri. Sì, sicuramente, anche perché noi comunque andiamo sempre, oltre alle venti, andiamo anche a fiere europee, quindi cerchiamo sempre di captare prima degli altri le novità che ci sono, i cambi di, diciamo, di modelli, di colori che può... Sei sempre in giro, immagino. Sì, sono sempre in giro, sempre con la valigia pronta, però questo è della mia natura. Comunque. La più grande soddisfazione che questa attività, questo lavoro ti sta e vi sta dando, qual è? Al di là del guadagno economico, che è naturalmente importante, però al di là di questo forse ci sono altri aspetti sul piano umano, no? che ti gratificano. Certo, certo, quando mi contattano e mi dicono perché non vieni da me a fare un video con le divise, perché questo è molto gratificante, cioè non solo ci chiamano per il lavoro, ma anche per fare tutta questa comunicazione, quindi vuol dire che questa è un'arma che funziona. Allora buon lavoro, buone Grazie. Divise, come si dice? Buone divise, no? Stiamo ideando, buone Vabbè, divise potrebbe essere un buon payoff. Grazie Nicola. Grazie, grazie. L'intervista, un podcast di Giovanni Certomà. Notizie, approfondimenti, attualità.